qui c'è il beauty case della mamma. Allora, come prima cosa, il fondotinta. Come si apre? Allora da ancora di più. Oh, perfetto. Sto andando allora. Mamma, dove vai? Amore, a fare la spesa. Mancano due cose in casa e le vado a comprare. Va bene, mamma. Ma adesso però che faccio io? Amore mio, gioca un po' col babbo. No, scusate, con me non ci può giocare. Perché io tra un po' mi devo mettere al computer che devo rispondere alle email. Quindi con me non ci può giocare. Allora fai così, vai a giocare un po' in camera. Però mi raccomando, non disturbare babbo, che deve lavorare. Va bene, andrò in camera. Ok, siamo tornati a casa. State qui e giochiamo un pochino. Allora, te con questo pigiamino stai benissimo. Pure te, non ti offendere, stai pure te molto bene. Ok, ok, ora si dorme, ok? Ti do la buonanotte. Buonanotte. Però ora che stanno dormendo che faccio? Chiedo al babbo se mi porta un po' fuori. Babbo! Babbo, babbo! Dimmi, Giorgia! Visto che mi sto annoiando in camera a giocare da sola, perché non mi porti fuori a giocare al parco? No, Giorgia, numero uno perché sto lavorando, te l'ho detto anche prima, che la mamma andasse via. Numero due, la mamma tra un po' arriva e dobbiamo uscire. Ma dove si deve andare? Ma come dove si deve andare, Giorgia? Dobbiamo andare a cena fuori. Ah, non me lo ricordavo. Appunto. E quindi bisogna farci belle? Sì, per uscire uno si mette qualcosa di più carino, certo. Quindi vi posso truccare? Ti vuoi truccare? Sì. Ma vuole la mamma? Secondo me non è che sarà così tanto contenta. Sì, babbo, ma la mamma mi ha comprato i trucchi tutti per me, quindi un pochino ce l'ha un senso che mi posso toccare. Ma sono trucchi da bambini? Sì. Allora, ok, Giorgia, però ti raccomando, non esagerare. Va bene. Va, e ora mi fai lavorare il piacere? Sì. Va. Ora mi trucco. Ma dove sono i trucchi? Li avevo messi qua. No, non ci sono. Giuro che erano qua. Ma chi me l'ha spostato? Giuro che l'avevo messi lì. Uff, ora come faccio a truccarmi? Forse sono in bagno dall'ultima volta che mi sono truccata. Vado a vedere. No, che non ci sono. Ma dove sono i miei trucchi? Chi me l'ha spostato? Uffi! Qui c'è il beauty case della mamma. Quasi quasi uso i suoi perché sono molto molto meglio dei miei. Oh. Ok, ho controllato perché se mi vede il babbo si arrabbia molto. Ok, ora però li devo usare piano i suoi trucchi perché se li rompo si arrabbia molto perché la mamma è molto gelosa dei suoi trucchi. Questo è l'ombretto, lo conosco bene. Ce l'ho pure nei miei trucchi persi. Qui c'è pure la matita. E qua c'è il pennello per espandere ovviamente i colori sugli occhi, no? Allora, questo qui è il brush per metterlo nelle guance. Poi, ah, questo è semplice, sono le salviettine per struccarsi. Questo, ah, è un pennello. È bellino perché si mette così. Ah, questo è il rossetto bellissimo della mamma, è rosso. Ah, questo è un pennello spugnetta. Cioè, questo serve per espandere il fondotinta. E questo serve per mettere il blush. Questo che cos'è? Non so proprio come si usa. Ragazzi, se lo sapete voi che cos'è questo, scrivetelo nei commenti, grazie. Allora, come prima cosa, il fondotinta. Allora, dovrei metterlo un pochino qui. Poi con la spugnetta ne prendo un pochino e lo spando in faccia. Wow! Ora è il momento del blush. Come si apre? Oh oh, speriamo che non si è rotto. Bambina, guardate ragazzi!
Okay. Ok, io faccio l'eyeliner. Oh, è molto difficile. Ok. Non è venuta mai più bellissima, però dai, da bambina, no? Perfetto. Ok, un altro po'. Ok. È venuta bene? Ok, ora mi metto il super bellissimo rossetto rosso della mamma. Oh, è rossissimo, ragazzi! Wow, sta benissimo! No! Mammina, ho rotto il rossetto della mamma! Se se ne accorgi, mammina, passerò dei guai grossi! Poi mi sono pure sporcata! Come faccio ora a rimetterlo? Non mi riesce. Dai, dai, entra, ok. Dovrei aver fatto che chiudo? No, allora da ancora di più. Vabbè, lo metto qua dentro e non lo uso più, ok? Anzi, metto tutto dentro. Allora, rossetto. Ragazzi, c'è la Giorgia che è da circa 15 minuti che non fiata, che non sente un minimo rumore. E la Giorgia, quando non fa rumore e non si fa sentire, spesso combina dei guai. Quindi io direi di andarla a controllare, perché se fa qualche guai è un problema. Giorgina? Che fai? Truccando. Giorgia, di chi sono questi trucchi? Sono miei. No, mi sembrano i tuoi, Giorgia. Quel beauty case mi sembra di averlo visto alla mamma. Questi sono i trucchi da grandi e sono quelli della mamma. Sì, ok, sono quelli della mamma. E perché l'hai usati? Scusami. Perché non trovavo i miei, ho cercato dappertutto ma non c'erano. Ho capito, Giorgia, ma non puoi usare cose degli altri. Lo sai che la mamma è gelosa delle sue cose. Facciamo così, Giorgia, prendi subito questa roba e la rimetti a posto dove era, dove l'aveva lasciata la mamma. Perché se se ne accorge sono guai per me e per te. Per me perché non ti ho controllato e per te perché hai usato i suoi trucchi. E soprattutto vatti a lavare quella faccia, perché non ti si può guardare così, eh. Vabbè. Metto tutto dentro. Muoviti, dai. Ragazzi, speriamo che la mamma non si accorga che Giorgia ha usato i suoi trucchi, perché sennò sono guai per me e per la Giorgia. Incredibile, guarda. Basta che mi assento una... Oh, ciao Cinzia. Ciao, sono tornata. Oh, tutto bene? Sì, ce l'ho fatta. Oh, brava. Oh, mamma mia. Ecco la Giorgina. Ciao, mamma. Ok. L'hai sistemata quella roba lì? Sì. Ok, bravo. Ragazzi. Ok. Mi fate un favore? Sì. Finite voi di mettere a posto la spesa, che io devo andare a vestirmi e a truccarmi per la cena, se no faccio tardissimo. Va bene. Grazie. Ok. Se tu poi, Giorgia, ma i trucchi li hai messi a posto per bene? Sì, babbo, non ti preoccupare, dietro la mamma non se ne accorge. Ok, va bene. Sì, va meglio. E ora mi trucco. Se non l'avevo messa a posto, vabbè, l'avrò lasciata lì prima. Allora, dov'è il fondotinta? Eccolo. È svitato, tutto sporco. Ma che schifo! E il blush è tutto rotto! E il rossetto, no! Cos'è questo? Disastro. Oddio! No, è tutto attaccato nel tappo. Ma che è successo? Voglio vedere la mia paletta. Dicono, no, tutte scavate, ma erano nuove. Io lo so, sono stati quei due. Salvo, Giorgia! Giorgia, vieni subito qua. Oh, ma perché sei così arrabbiata? Perché sono arrabbiata? Avete usato i miei trucchi? Oh, ma perché guardi me? Cioè, scusami, secondo te io mi trucco con i tuoi trucchi, no? Allora se non sei stato te, sei stata te, Giorgia. No, mamma, io non ho toccato niente, giuro. Te non hai toccato niente, giuro. E come mai erano tutti rotti? E questa cos'è? Questa cos'è? Giorgia? È una macchia di pennarello. No, non è pennarello, io lo riconosco.
Quello è il rosso del mio rossetto, che è tutto spappolato. Giorgia, lo sai che non voglio che tocchi le mie cose senza il mio permesso. Ma poi, sei piccola per truccarti quei trucchi da grande. Io non capisco, perché hai usato i miei? Perché i miei non li trovavo, l'ho cercato dappertutto ma non c'erano. Perché devi imparare a essere più ordinata. Ecco, alla fine hai usato i miei trucchi e me li hai rovinati tutti. Senti Cinzia, ma non è che hai un po' esagerato, dai, è una bambina, può capitare queste cose, possono capitare, no? Sì, va bene, però mi dà fastidio, lo sai, quando mi toccano le mie cose senza il mio permesso. Ok, hai ragione, però è una bambina, c'ha 6 anni, quasi 7, è tutta mortificata e sta piacendo in camera. Io direi di andare in camera e fate pace, tanto i trucchi si possono ricomprare, che dici? Ok, me li ricompri tutti. Va bene, te li ricompro io, dai, andiamo allora, a fare pace con la Giorgio. Regina! Dai, poverina, sta piangendo. Dai, Giorgia, senti, c'è la mamma. C'è la mamma che ti vuole, che per fare pace. Dai. L'ho fatto un po', scusa. Amore, ok. Vieni. Io ti perdono, però la prossima volta me lo chiedi a me, ok? Così almeno magari ti insegno anche come si fa ad usarli. Capito, che Giorgia? Dici? Dai, allora datemi un bel bacio, così fate pace. Scusami anche te se mi sono arrabbiata parecchio, ok? Mi perdoni? Sì, amore. E anche oggi abbiamo terminato un altro video finito un po' in tragedia, dove la Giorgia ha rotto tutti i trucchi della mamma. Però alla fine hanno fatto pace. Giorgia, vuoi dire qualcosa ai nostri amici? Sì, mi raccomando ragazzi, non toccate mai i trucchi delle vostre mamme. E se lo volete fare, chiedete prima, perché sennò va a finire come me. E se anche questo video vi è piaciuto, lasciateci tanti like, attivate la campanella degli aggiornamenti e se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al nostro canale! E noi come sempre vi salutiamo con un grande wow! Salvo, fila subito a comprare i trucchi, eh! Oh, vado! Uffi!